Questo programma è offerto da Abba Luxury Estate. Buonasera, sesta puntata di Pallavolè, presento subito gli ospiti che sono Dario Carelli, opposto della formazione della Seco Service in Pavida Ortona. Benvenuto Dario. Salve, salve a tutti. E subito ti dico complimenti per la splendida stagione che stai conducendo, davvero una conferma meritatissima. Grazie, grazie, grazie mille, grazie mille. Tim Held, schiacciatore dell'Abba Pineto Volley, benvenuto Tim e complimenti anche a te. E al tuo papà che ti ha messo alla luce, perché in effetti, veramente la mamma, comunque ci mettiamo anche papà, grandissimo giocatore, non poteva che avere un figlio così bravo, nato però a Macerata, naturalmente papà olandese, il nome la dice lunga. Complimenti davvero anche a te, complimenti alle due splendide fanciulle, tutte e due liberi, nel senso che sono, giocano nel ruolo di libero. Alessia Mastrilli, benvenuta Alessia. Grazie. Naturalmente sei libero dell'Altino Tenaglia, che ha battuto la cugina della formazione teatina della Conetti.it, che non è capitanata, però è rappresentata questa sera dalla bravissima Teresa Ferrara. Buonasera anche a te, Teresa. Salve, grazie dell'invito. Bene, complimenti dunque a tutte e quattro, perché state facendo veramente una stagione, state vivendo una stagione ottima, anche se siamo quasi all'inizio per la squadra teatina che deve recuperare solo 7 partite. Allora, io faccio una dedica veloce, un caro saluto alla graziosa Chiara, educata e gentile, nonché decisa e sicuramente impavida. Repliche della nostra trasmissione ogni mercoledì alla mezzanotte e mezza, cioè sempre la stessa serata, dopo la mezzanotte, poi il giovedì alle 17.30, alle 12.30 il sabato sul canale naturalmente 14, mentre sull'altro canale che appartiene alla famiglia di TV6, canale 287, ogni lunedì alle 20.30 la gara integrale della formazione del Pineto. E poi il martedì alle 20.30 sempre una gara di serie C, o maschile o femminile, a rotazione. Andiamo subito con i titoli di questa giornata, titoli ne sono diversi, parecchi, vediamoli insieme. Allora, per quanto riguarda la Sieco, Ortona si fa notte dispersa nelle grotte di Castellana, purtroppo, ai noi. Andiamo a una nota positiva, che è quella dell'Abba Pineto che torna a vincere 3-1, Abba soccorso ACI, naturalmente Castello, ora ci piaci, va bene. Per quanto riguarda te come ospite, abbiamo anche questa dedica, Team Senza Limiti, scimmiottando una pubblicità, va bene, complimenti davvero Team, sei stato tra l'altro tra i migliori sul campo dell'ACI Castello, dove avete vinto 3-1. Andiamo al derby, ai ai ai, bene l'inizio, poi vediamo un po', Altino con classe ed esperienza, Teatina crescerà, ci vuol pazienza. Per quanto concerne le due ospiti, andiamo avanti, ecco qua per voi, tutte e due che bella gara, la Mastrilli e la Ferrara. Grazie. Infine dedichiamo, prego, dedichiamo anche all'altro derby di B2 però, qui scendiamo di categoria, Gada e Teramo Allegria, che gran derby, mamma mia. E allora era Gada, naturalmente non c'è la gara, va bene, Gada va bene anche così. E allora noi abbiamo subito una battuta per i nostri ospiti, rapidissimamente anche per presentarci. Dario, io ho detto i complimenti, ma te li puoi fare da solo, sei soddisfatto di questa stagione, come sta andando? Naturalmente parlo di te stesso, sulla squadra insomma, alti e bassi. No, no, vabbè, anche la squadra ha disputato alla fine un'ottima stagione. Personalmente ho avuto anche quest'anno una bella fortuna, perché comunque sia parto da riserva e comunque sono riuscito a giocare 13 partite, quindi praticamente più di metà campionato. No, sono molto felice di come ho giocato questa stagione. Quest'anno avevo il compito magari più difficile di quello dell'anno scorso, ossia quello di dovermi confermare, ed è andato abbastanza bene. Peccato per l'ultima partita, perché avessimo vinto di questo parleremo fra un attimo, terzi. Però comunque sia, pure la squadra può ritenersi soddisfatta. Senti, ti abbiamo citato, quando è venuto Felice 7, perché lui è di Altamura,
Se ricordo bene, tu sei di Bitonto, esatto? Esatto, sì. Siamo corregionali. Sì, si sente, come va? Azzurro Albarese, va bene. Comunque, veramente bravo. Sei... Grazie. Hai quasi fatto dimenticare l'assenza di un certo Cantagalli, che insomma è tutto dire. Ti stai esprimendo veramente a gran livello. A proposito, come sta Diego? No, è tornato ad allenarsi questa settimana, quindi ora in questi giorni avrà modo di ritornare al 100%. Beh, l'ho visto anche schiacciare al riscaldamento, sì, ci ha provato. Quindi diciamo che il maggior problema è stato superato. Sì. Certo, averlo ai playoff significa tantissimo. Ci siete quasi tutti, perché Marinelli ha provato insomma qualche passaggio lì in battuta nelle retrovie, quindi dovrebbe avere finalmente Nunzio Langi toccando mille volte ferro, tutta la squadra a disposizione per i playoff che farete contro il Siena. E allora rivediamo il quadro dei risultati della 22esima giornata, l'ultima della prima fase per la 2 maschile. Questo è il quadro: Sieco Ortona perde sciaguratamente 2-3 col Castellana Grotte, che aveva relative motivazioni. 25-22 per voi, 23-25, 21-25, 25-23 e poi 8-15, ma tanto l'ultimo set serviva ben poco, ormai anche vincere 3-2 non sarebbe servito a niente per quanto riguarda la posizione. Siena perde in casa, questo forse è il risultato più clamoroso, a sorpresa un po' col Santa Croce, che aveva invece le sue buone motivazioni, come negli stessi senesi, per 2-3, 1-3 tra Cantù e Brescia, 3-1 tra Taranto e Lagonegro, Cuneo batte Mondovì 3-0, Bergamo Reggio Emilia 1-3, questo è un risultato che ha del clamoroso, anche se la capolista non ha grandi motivazioni in questo periodo, punta tutto altrove dopo aver vinto la Coppa Italia contro il Portoviro, che è provincia di Rovigo. Io ho detto squadra emiliana, in effetti è veneta, anche se poi i confini sono veramente minimi. Per quanto concerne il Bergamo, 54 punti, vediamo la classifica con una gara che deve ancora recuperare, ma in influente, contro il Taranto, seconda piazzata con 44 punti, poi al terzo posto scavalca tutti il Cuneo con 40, ha fatto meglio per il maggior numero di vittorie rispetto al Siena, che finisce al quarto posto, incontrerà voi che siete finiti al quinto posto con 38 punti. Sesto posto Reggio Emilia, 35 punti, le prime sei saltano la fase degli ottavi di finale, voi riprenderete l'11 di aprile. Settimo posto per il Santa Croce 34, ottavo posto per il Brescia 30, nono posto per Castellana Grotte a 28, decimo per il Cantù a 22, e queste quattro poi giocheranno la fase preliminare degli ottavi. Per quanto riguarda le ultime due, praticamente non giocheranno più: Mondovì 16, Lagonegro 12, ma non c'è retrocessione. Allora, torniamo a parlare della partita. Avete fatto di tutto per perderla. Dai, io sto esagerando, ma Dario, è una provocazione che va raccolta. Sentiamo un po' che cosa ne pensi, perché dall'Ortona veramente ci si può aspettare di tutto quest'anno. È stata una partita strana, perché comunque sia nessuno di noi ha disputato una brutta partita. La differenza l'ha fatta il fatto che abbiamo giocato molto male la fase di battuta. I nostri avversari hanno avuto vita facile soprattutto al centro. Patriarca ha giocato una partita favolosa. Pure Ottaviani di Bando ha giocato molto bene. Sì, ovviamente quando Dario, scusami se ti interrompo maleducatamente. Patriarca, hai detto, l'ha citato, perché è giusto rimarcare la sua prestazione non solo per i 15 punti, ma soprattutto per la percentuale offensiva 94%, cioè 15 attacchi punto su 16 opportunità. 16. Il centralone di 205 di Agnone. Bellissima città, ma lui veramente molto bravo, ma lo sapevamo, Stefano Patriarca, anche se ha 33-34 anni. E Ottaviani, il grande ex di turno, gli ex giocano sempre meglio, chissà perché, 26 punti e 69% in attacco. Vai avanti, procedi, perché era giusto rimarcare queste statistiche. Vai. Sì, no, è giusto, perché poi quando hai un centrale che gioca così, anche Erati ha giocato una buona partita. Sì, è vero, vero. Non batti bene. Alex esatto, Erati. E non batti bene, dai vita facile al loro cambio palla, quindi poi se sbagli un paio di palloni poi li paghi caro, e così è stato. Aver perso poi il terzo set, diciamo, ci ha fatto perdere le speranze di poter arrivare terzi. Poi l'ultimo set, sì, hai detto bene prima, è filato fra virgolette liscio, però per Castellana, perché comunque sì, era un po' ininfluente, l'abbiamo approcciato male e non avevamo le energie soprattutto mentali per riuscire a riacciuffarlo.
Sì, Castellana tra l'altro aveva motivazioni relative, sperava di agganciare il Brescia, ma insomma erano speranze molto flebili, tant'è vero che Brescia ha vinto comodamente in trasferta. Per quanto riguarda voi, invece, ogni volta che vi avvicinate a una gara clou, quella importante che causa determinate conseguenze estremamente positive, come nel caso, ne abbiamo parlato tante volte, della Coppa Italia, voi non lo so, non riuscite a ottenere quello che tutti ci auguriamo. Sì, effettivamente. Ci dovremmo lavorare su, forse l'approccio alla gara sicuramente è un po'. Non andiamo a mente libera come al solito, magari. Questo sarà fondamentale, sarà un aspetto da dover limare assolutamente per i playoff. Abbiamo giorni sufficienti per poterlo fare, però. Allora, cominciamo a parlare del prossimo avversario, non prima però di aver ricordato che per quanto riguarda i numeri Simoni ha messo dentro 9 punti, 4 Pedron, il palleggiatore, quindi ben 4 punti con 3 muri punto addirittura, ben 3 ne ha fatti vincenti, Toscani 50 e 40 in ricezione, naturalmente essendo il libero. Per quanto riguarda una nota positiva, al di là adesso di 7 che ha fatto solo tra virgolette 11 punti, visto che da un po' di tempo a questa parte il tuo conterraneo sta facendo grandi cose, l'abbiamo avuto anche ospite qui, 5 Michael Menicali, per 8 muri complessivi, non un granché, sapete fare meglio. Ti ho lasciato per ultimo insieme con Shavrak, questa è una nota positiva, molto positiva. Marinelli naturalmente ha giocato pochissimo, quindi è ingiudicabile, Cantagalli era assente. Per quello che riguarda Shavrak, Dimitri, 22 punti, un muro punto, 62% offensivo. Sono dati che incoraggiano tantissimo e quindi finalmente c'è anche l'ucraino. È estremamente importante per voi, immagino, vero Dario? Assolutamente, è come aver preso un nuovo giocatore, fra virgolette. Bravo, esatto, un è stato molto sfortunato quest'anno. Esatto, e lui all'inizio dell'anno era la nostra, diciamo, punta di diamante, se così si può dire, il fiore all'occhiello, diciamo, della squadra. E averlo recuperato è una buona notizia, non è ancora al 100%, però comunque sia in 20 giorni la sua forma fisica migliorerà sempre di più, quindi sarà importantissimo. Certo, recupero preziosissimo. Allora, per quanto riguarda te, 17 punti che non sono assolutamente pochi, 46% in attacco anche con un muro vincente. Allora, abbiamo parlato della soddisfazione che stai dando in generale a te stesso, ma anche di più a chi ti segue da casa, perché purtroppo il pubblico non c'è in campo. Sta disputando un'ottima stagione e tu hai una caratteristica, sei in grado di caricarti e anche di caricare la squadra, al di là del punto che tu sai realizzare con un'elevazione notevolissima. Sei un po' una sorpresa, la domanda che ti faccio io, ma com'è che non se n'è mai accorto nessuno? Sei dovuto arrivare a Ortona per capire che puoi benissimo ben figurare in A2. Te lo sei mai chiesto? Me lo sono chiesto e non sono mai riuscito a darmi una risposta. Sembra strano, ma è così. Però comunque sia, il mercato di Serie B è molto diverso. E la Serie B nel corso degli anni ha avuto diversi stravolgimenti. Prima c'erano la B2 e la B1, poi solo la B unica, poi c'è stato l'avvento della Serie A3. Quindi comunque sia, mi sono trovato lì nel mezzo sempre, a dovermi collocare di volta in volta in una determinata categoria. Anche quando comunque ho avuto l'opportunità magari di andare in A2 a fare la riserva qualche anno fa, per mia scelta, siccome preferivo giocare, ho sempre declinato. Poi l'anno scorso... Le occasioni le hai avute? Sì, diciamo. Qualche contatto, però nulla di che. Ora però comunque sia, sta ritornando tutto con gli interessi, direi, quindi sono felicissimo. Beh, questo è estremamente importante, perché visto che Cantagalli si è fatto male spesso e volentieri, purtroppo mal volentieri logicamente, sei stato un ottimo sostituto e quasi quasi non se ne è accorto nessuno in determinate partite. Logicamente Cantagalli è Cantagalli, quindi non si discute, certo. E riaverlo sarà fondamentale. L'ultima domanda che ti riguarda, poi te ne farò un'altra a proposito del prossimo turno, che pregherei la regia un attimo di preparare in grafica il turno di Siena-Sieco-Ortona.
Ecco qua, benissimo, grazie a Karim. Siena, Sie Cortona, come vediamo, ci sarà alle ore 18, sembra vero, non si cambia l'orario all'ultimo momento, l'11 aprile, quindi salterete il turno di, diciamo, di Pasqua, quello degli ottavi di finale, qua siamo già ai quarti. Allora, questa grafica sta a dirci che avrete una partita difficilissima contro il Siena, che si sa è una corazzata, e che tra l'altro, se ricordo bene, a parte lo scivolone proprio contro il Santa Croce, le altre del girone di ritorno no, le ha vinte tutte. Non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra di ricordare così, anche espugnando il campo del Bergamo. Sì, quindi una fase anche eccezionale della formazione senese, che non ha bisogno delle mie presentazioni. Però voi arriverete, diciamo così, a questo appuntamento, che è il primo di tre potenziali appuntamenti, perché poi ci sarà gara 2 a Ortona il 14, mercoledì 14 dovrebbe essere alle 20:30, con eventuale bella la domenica successiva, 18 aprile, di nuovo alle 18, eventuale bella. Allora, che partita sarà con voi finalmente al completo, ritoccando ferro? Sarà una serie molto difficile. Siena insieme a Taranto e Bergamo ha un roster veramente di alto livello. Ha comprato ultimamente anche Massari, che è un giocatore per la categoria molto forte. Quindi diciamo che è un accoppiamento molto insidioso, va. Però noi comunque siamo una squadra che soprattutto nella singola partita può avere delle fiammate, quindi possiamo creare dei grattacapi. Poi ripeto, Cantagalli, Shavrak, Marinelli saranno tutti recuperati, tutti al 100%, quindi potrebbe essere una sfida interessante, dai. Ci dovete credere assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Siete una squadra imprevedibile nel male, ma anche e soprattutto nel bene. Quest'anno state giocando divinamente, certo. È un peccato davvero essersi lasciati scappare queste due opportunità, ma chissà che non veniate ricompensati proprio in sede finale, quella più importante, chissà. E a proposito, se dovesse succedere di arrivare lontano, ma indipendentemente da questo, se ti dicessero a metà percorso resterai con noi il prossimo anno, tu cosa diresti? Si vedrà. Si vedrà, ad Ortona questo è il mio secondo anno e ho vissuto i miei anni più belli lavoristicamente e non, perché si vive benissimo. Non so cosa accadrà l'anno prossimo, sarà per me personalmente potrebbe essere tutto diverso, potrei avere diverse offerte, però ripeto, ad oggi non c'è niente, sinceramente sono focalizzato solamente su questa stagione. Bene, io ringrazio Dario Carelli, se vuoi restare qualche minuto, se no sei libero, anche perché so che hai degli impegni. Per quanto riguarda invece il nostro team, riprendiamo con i risultati della Serie A3, 21esima giornata, cioè penultima della prima fase, Palmi-Roma 3-1, Tuscania-Ottaviano 3-0, 3-0 anche tra Lecce e Modica, 1-3 tra Sabau di Aversa, Acicastello-Abbapineto 1-3, 26-24 nel primo set, eravate un po' distratti, team 17-25, 16-25, 23-25 nelle altre tre frazioni, con l'impiego anche di diversi giocatori, diciamo così, le seconde linee, tanto per capirci, da parte di Rosichini ha fatto benissimo dare spazio anche ai vari Meleddo, Lallone, eccetera. Per quanto riguarda l'ultimo risultato, scontro al vertice Grottazzolina, che sarà la prossima avversaria, ha battuto 3-0 il Galatina, scavalcando i pugliesi in testa alla classifica, che vede al comando appunto i marchigiani con 51 punti, 49 per il Galatina, 47 Tuscani, al quarto posto voi con 43 punti, poi Aversa, che deve ancora recuperare una partita, 34, sarà il prossimo avversario vostro, Modica 30, Sabaudia 26, Palmi 25, Roma 23, Lecce 20, Ottaviano, che è appunto la squadra con cui deve recuperare la Versa, 19 punti, Aci Castello 8 punti. Allora, ripartiamo dalla gara di Pineto, intanto ringrazio Antonio Di Berardino per le immagini, vediamo un po', team, tu sei stato tra i migliori, all'inizio eravate un po' turbati dalle ultime prestazioni in trasferta, dice beh, è un periodo no, quindi perdiamo questo set, ma insomma qualche errore di troppo, dopodiché vi siete ricordati di essere una squadra nettamente più forte dell'Aci Castello. No, beh, in realtà hanno cominciato a battere subito molto forte, quindi questa cosa ci ha un po' destabilizzato, sì, spiazzato. E sapevamo che erano dei buoni battitori, però sono partiti subito bene, noi in ricezione non abbiamo trovato subito delle soluzioni.
Quindi è stato un primo set un po' complicato, ma dopo con calma e tranquillità siamo riusciti a tornare in gara e a far vedere il nostro gioco. È stato anche bello lasciare spazio a chi gioca un po' di meno perché è riuscito a farci vedere, a dimostrare che comunque abbiamo anche diciamo una squadra molto lunga. Sì, questa è una buona opportunità, è stata anche per dare spazio agli altri e anche per dimostrare la forza di un gruppo che, come hai detto giustamente tu, è composto da tanti elementi anche di qualità. Vediamo altre immagini di questa partita con Unaci Castello che ha avuto in Ulrik Dall, un giocatore anche piuttosto forte, di qualità, di spessore, 24 punti, è stato il migliore di tutti. Poi della tua squadra, tu al primo posto. Ti sei messo d'accordo con Morelli, fammi fare bella figura, immagino, glielo avrai detto. 18 punti per te con un 64% in attacco, bravissimo dunque, e un muro vincente. Per questo, come dice Michele Marano, lo speaker del Pala Santa Maria, Team Held. Quindi vuole sottolineare anche questo cognome prestigioso perché sei figlio d'arte. Hank Jan, si chiama così tuo padre? Ricordo bene? Hank Jan. Jan, quindi non Jan, ma Jan. Hank Jan. È un giocatore di altissimo livello che ha vinto tanto nella sua carriera. Lui è olandese, naturalmente il papà, però tu, vogliamo dirlo, sei nato a Macerata, quindi sei tutto nostro, tutto italiano. Va Esatto. bene. Trillini, Stefano, 7 punti. Poi Capitan Partenio, ben 6 punti con 3 muri, punto e 2 ace. Il solito Claudio Cattaneo, 17 punti, 54% in attacco, 3 muri vincenti. Anche Lalloni, 2 punti, 4 razzi con un muro. Meleddu, 5 punti, spazio anche per Meleddu con 2 muri vincenti. 9 Morelli, che è stato utilizzato di meno. Sta bene, Morelli, sì. Sì, sta bene, sta bene. Ha avuto qualche piccolo intoppo di affaticamento, però adesso in ottica dei playoff sta recuperando molto bene. Assolutamente, poi comunque c'è ancora molto tempo, lasciamo stare la gara con Rotazzolina, di cui parleremo fra un attimo, solo un fatto di prestigio, ma non cambia nulla per la classifica. Resta l'argentino Zornetta con 5 punti e un ace, 8 ace complessivi, niente male, solo 9 battute errate, una volta tanto, vi siete limitati, e 12 muri, punto. Allora, io la domanda te la devo fare, avere un papà del genere cosa significa per te? Te l'avranno chiesto 100.000 persone, però era giusto che io te lo dicessi, dai. No, intanto non sento la pressione di portare un cognome che comunque è stato importante nel Beh, mondo della questo pallavolo. è Io la importante. vedo in modo diverso anche perché lui è stato mio allenatore un anno quando giocavo in A2 Reggio Emilia ed è stato l'anno in cui veramente ho instaurato forse il rapporto perfetto tra padre e figlio. Lui mi sostiene sempre, cerca sempre, cioè quando cerco confronto lui c'è sempre, mi dice la sua e mi corregge finite le partite, anche per questo viene a vedermi. Quindi la vedo come una fortuna di avere un appoggio del genere, non Certo, come poi qualcosa che mi porta pressione. su che cosa ti consiglia specificatamente? Cos'è che devi migliorare? Perché tu hai... Quanto sei alto, Tim? 1,92 1,92. m, no, non sei altissimo, un gigante, ma è un'elevazione un po' alla Claudio Cattaneo, sei una molla, come si dice, si va verso il cielo, lassù in alto. Veramente hai un'elasticità impressionante. Sì, Qual è il tuo difetto? papà ha Dove visto. devi correggere? Che dice papà? No, allora papà è un po' più, cioè mi può correggere su molte più cose perché quando giocava lui all'inizio non esisteva per esempio il ruolo del libero, quindi lui da centrale doveva anche fare quello che facciamo noi schiacciatori, cioè ricevere, difendere, stare tutto il tempo in campo. Quindi comunque, poi lui adesso fa l'allenatore da anni, quindi comunque è come un allenatore personale, diciamo. Mi Però è chiaro corregge. che qualche cosa, qualche difettuccio te lo trova, no? Sì, c'è sempre, c'è Sì, sempre. Si sembra certo. trovare anche il più piccolo difetto. Giusto così, ma insomma devi ascoltare È papà, certo. oltre che Gianni Rosichini, naturalmente, ci mancherebbe. Allora, puntiamo un po' al futuro, perché c'è intanto di mezzo questa partita con Grottazzolina. Magari fra un attimo la vedremo anche in grafica, ecco qua, bravissimi in regia. Abba Pineto Volley si giocherà domenica prossima alle ore 18, ci vedremo dunque a Pineto.
il 28 marzo contro Grottazzolina, che è la capolista che viene cercando di vincere la partita, a parte sta attraversando un ottimo periodo, però voi avete vinto 3-0 nelle Marche, nel periodo d'oro. Che partita potrà essere? Farete una questione di orgoglio oppure le motivazioni, diciamo, relative anche per la classifica magari vi appanneranno un po'? No, non lo fate? Loro di sicuro verranno per vincere e mantenere il primato in classifica, giusto per rendersi la vita un po' più semplice, ovviamente. E noi invece affrontiamo questa partita con l'ottica dell'arrivare ai playoff con un giusto atteggiamento, con una tranquillità di gioco nostra, quindi comunque cercheremo sempre di fare del nostro meglio e non avranno vita facile quando verranno qua da noi. Quindi ve la giocherete come Dio comanda, insomma, mettendoci tutto quello che sapete. Cerchiamo sempre di fare il nostro massimo, esatto. L'ultima domanda che ti faccio, anzi due domande anche a te inevitabilmente, perché siete quasi tutti nuovi quest'anno, ti stai trovando bene in questa piccola bella realtà di Pineto? Sì, molto bene in realtà. Abbiamo un buon gruppo squadra che, anche se devo dire magari visto la situazione Covid che non possiamo fare molto, in realtà siamo sempre stati tra di noi. Abbiamo avuto qualche alto, qualche basso, però penso sia assolutamente normale. Non è una stagione facile, non è una stagione tranquilla, diciamo, perché oltre a stare tutto il giorno in palestra non possiamo fare molto. Quindi la cosa che ci fa forza è che abbiamo affrontato tante difficoltà insieme. Prima della pubblicità, un'ultima brevissima domanda. Quanto credete di poter salire in A2 perché l'Ortona vi aspetta per il derby? Ci crediamo tanto. Adesso, come ho detto prima, cerchiamo di arrivare ai playoff con la carica giusta, la consapevolezza che del nostro gioco e di sicuramente dare il massimo ogni singola partita, ogni singolo punto, ogni singolo set. Bene Tim, mi sembra che il periodo nero sia concluso, non accada mai più di perdere quei 2-3 incontri consecutivi con avversari abbordabili che vi hanno fatto perdere il primo posto, peccato davvero, però c'è ancora tempo per rifarsi, sì o no? Esatto. Sì, un bel sì, vero? Sì. Sì, 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 sì. Grazie Tim, ti puoi anche congedare da noi, ti salutiamo. Grazie a voi. E soprattutto ci vedremo poi domenica contro il Grottazzolina, adesso via la pubblicità. Bene, allora riprendiamo con la Serie B, partiamo dalla B maschile, guardiamo il quadro dei risultati della nona giornata, sta per concludersi la prima fase, manca soltanto un turno, Loreto ancora 0-3, 3-0 tra Potentino e Osimo, Macerata, Alba Adriatica 3-0, 20-17 a 18 i parziali. Per quanto riguarda l'Alba Adriatica, due punti a testa di Buscemi, di Traini, Mirko, di Pulcini e di Felice, 4 punti per Accorsi, 7 Ridolfi, 9 Di Meo, 5 a testa Porcinari e Cretone, c'è tanto di Pineto in questa squadra. Ovviamente vediamo adesso il quadro della classifica di questo nono turno, col Macerata 21 punti, naturalmente il Polone è una squadra corazzatissima, Ancona 16 punti, Potentino 15, Loreto 9 punti, 7 punti l'Alba che ha due gare in meno, ci sono recuperi anche delle altre squadre, a quota 4 invece l'Osimo. E adesso passiamo all'altro girone, girone I1. Per quanto concerne l'Abruzzese Paglieta, la gara ad Andria è stata rinviata, andata da destinarsi, ai nuovi ce ne sono tante di queste defezioni, Molfetta Lucera 3-0 e poi ha riposato il Gioia del Colle, per cui la magra classifica, qui sono anche 5 squadre, ne manca una, Molfetta vede al comando il Molfetta con 18 punti, a quota 15 Gioia del Colle, a 6 il Paglieta, a quota 0 Andria e Lucera. E adesso possiamo finalmente passare a voi ragazze che attendete con impazienza. Eravate occupate altrove, pur essendo liberi, eravate occupate. Per quanto riguarda la B1 femminile, girone D2,
Trevi, Sant'Elia 1-3, Casal dei Pazzi Cisterna 3-1, sono le due prossime avversarie delle nostre abruzzesi che si sono scontrate. Ha avuto la meglio Latino Tenaglia per 3-1 sul Connetti.it Tatina Chieti, con i parziali di 25-15, 16-25, 25-8, non lo volevo dire Teresa, questo 25-8 pesantissimo, 25-13. E allora Sant'Elia e Casal dei Pazzi guidano la classifica con 15 punti, Sant'Elia deve recuperare 3 gare, Casal dei Pazzi una sola gara, Latino Tenaglia 2 gare in meno, 12 punti, Cisterna 4 gare in meno a 5 punti, Trevi 4 punti con una gara in meno, Connetti.it Chieti 3 punti, ma con la bellezza di 7 gare soltanto da recuperare. E allora vediamo un po' il servizio realizzato, intanto ringrazio Roberto Scaricaciottoli per ripresa e montaggio, realizzato da Giuseppe Mrozek. Giuseppe, naturalmente grazie a te. E allora ascoltiamo a fine gara, anche perché c'è una battuta con una certa Monica Lestini, arrivata praticamente come la Befana di notte, all'improvviso è scesa da qualche parte e si è trasferita da Teramo ad Altino, anzi Altino più che altro a Francavilla, dove l'Altino gioca al Valle Anzuca. Via con Luca D'Amico, che bagna con una vittoria il suo debutto casalingo qui ad Altino. Una bella prestazione, un 3-1 direi convincente per voi. Assolutamente sì, sono contento di aver bagnato con una vittoria l'esordio casalingo. Era una partita molto difficile per noi, un derby contro una squadra che ha iniziato il suo cammino la scorsa settimana, quindi poche informazioni. Le ragazze sono state speciali, hanno risposto alla grande anche le variazioni durante la gara. Devo fare davvero i complimenti a tutte. Arma segreta Monica Lestini. Sì, diciamo che ci ha dato una grossa mano, però sono contento anche di Elisa Graziani, che non ha sfigurato nel momento in cui è stata chiamata in causa. Alla luce di questa partita e di un campionato che gioco forza è un po' strano, l'Altino che ruolo vuole recitare da qui alla fine o comunque nel prosieguo di questa stagione? Diciamo che il campionato è molto strano, come giustamente dicevi tu, però io credo che giocando con questa intensità potremo fare la nostra bella figura tutti i sabati, poi da qui in avanti si vedrà. Giorgio Nibbio, Connetti.it, ottima nel secondo set, vinto 25-16. Negli altri tre tu come leggi nel complesso, diciamo, la partita? Non posso leggerli adesso, l'ho detto anche prima della gara, saremo capaci di giocare un gran set come capaci di giocare due o tre set così. No, la prima partita è andata sull'euforia, adesso cominciamo a sentire un po' la mancanza di gioco, ci hanno sovrastato, quindi un pochettino mi dispiace per quello, perché magari è un po' pesante come sconfitta. Abbiamo fatto un pochettino una figura del, non per dire una parolaccia, però insomma abbiamo fatto una brutta figura, ecco. Qualche problema, come tu hai detto, hai parlato molto con le tue ragazze, soprattutto sui cambi, cercando di dare delle indicazioni. D'altra parte una squadra giovane come questa cresce anche prendendo delle scoppole come questa. Infatti è una bastonata che ci deve far crescere. Io ho detto soltanto una cosa, che Altino è più avanti di noi, addirittura hanno preso anche Lestini, quindi vogliono proprio puntare a stare là in alto, vincere il campionato. Se non giochiamo col sorriso sulle labbra e ci continuiamo a massacrare ogni volta che c'è un errore, non andiamo avanti. Monica Lestini, che noi facevamo a Teramo fino a ieri, oggi invece ha giocato subito con Altino, ha giocato direi bene partendo dalla panchina con la maglia di tua cugina, se non vado errato. Come ti sei trovato con trovata con la nuova squadra? Allora bene, anche perché le conosco già da un po' di tempo grazie a Silvia. A livello personale sono ragazze che conosco più o meno tutte, in campo non avevo mai provato, però è stato bello. Come hai visto questa partita, insomma il 3-1 piuttosto netto da parte vostra, qualcosa su cui secondo te dovete crescere ancora? Purtroppo non mi hanno fatto nemmeno un allenamento, quindi non te lo so proprio dire, cioè io ero proprio pronti via, fino alle 12 ero sul divano a casa, quindi non ho idea. Quando farò i prossimi allenamenti ve lo dirò. Fantastica Monica, vero Alessia? Ha battuto tutti i record, io credo che sia un record del mondo, perché due gare in meno di 24 ore non ho mai sentito da nessuna parte. Due gare, cioè non è che ha cambiato solo maglia, ha pure giocato. Sì, e meno sì, male sì, che non l'ho intervistata la sera prima nel derby contro il Pescara 3, perché ho intervistato la Imprescia, che sentiremo più tardi, ma non lei, sarebbe stato veramente buffo. Allora, avere una giocatrice come Lestini accanto... Beh, allora, Monica
come ha detto anche lei nel video, abbiamo avuto modo di conoscerci già nei mesi scorsi, grazie a Silvia Costantini. Per noi è una grandissima mano, una boccata d'aria, dato purtroppo gli intoppi che abbiamo avuto, gli infortuni, quindi sicuramente è un valore aggiunto. Io ringrazio il presidente Aniello perché veramente per ogni cosa si impegna a trovare sempre una soluzione, e anche noi non sapevamo dell'arrivo di Monica fino a che non siamo entrate nello spogliatoio, quindi per noi è stata una sorpresa e parlo a nome di tutta la squadra, siamo contentissime e orgogliose di averla con noi. Avvicinandosi Pasqua ha detto facciamo una sorpresa, giusto? E vi ha presentato Monica. Sì. È andata proprio così. Proprio. Senti, bene. Alessia, tu ti fai sentire in mezzo al campo, mutuando un po' questa battuta dal tuo cognome, ma strilli in campo? Sì, strillo perché Teresa può confermare, il nostro ruolo non ci permette di fare punti, quindi noi con la voce ci facciamo sentire sia dalla nostra squadra che dalla squadra avversaria. Tutta colpa del tuo cognome? Aumenta questa cosa. Tutta colpa del tuo nome, dicevo. Allora, a proposito di gara, vi do un po' di numeri e poi naturalmente sentiremo l'avversaria di turno, che è la bravissima Teresa Ferrara, che ha giocato una buona partita, tanto è vero che a 68-42 in ricezione, niente male, su 19 ricezioni, quindi la percentuale è piuttosto alta, poco più bassa della tua, Alessia, che è 72-44 con 18 ricezioni complessive. Longobardi 17 punti per l'Altino, 42% in attacco e ben 4 muri punto, 42% offensivo con un muro vincente, Beatrice Meniconi 10 punti complessivi, per lei Elisa Graziani 6 punti, naturalmente ha giocato un po' di meno proprio perché poi è arrivata Monica che è entrata a partita in corso, con due ace per la brava Elisa, che tra l'altro è giovanissima, Martina Spicocchi continua a giocare veramente molto bene, infatti a muro siete state devastanti, 15 muri complessivi, di cui 7 soltanto lei per 11 punti suoi. Asia Zingoni, due muri vincenti, anche lei con 8 punti, Monica Restini 9 punti, Celeste Di Diego 3 punti e poi mi soffermerò sul suo caso, tra virgolette caso, perché è una combinazione strana quella di Celeste, che è dovuta entrare per emergenza e ha fatto un punto pazzesco con un bugger di seconda, e questa non l'avevo mai vista una cosa del genere, si è stupito anche Ivano Donatelli che ha commentato il tutto, si è anche esaltato per questa prodezza inaspettata. Ha dovuto sostituire la sfortunata Francesca Saveriano, io ho rivisto più volte le immagini, che ha messo il piede sulla sua avversaria, adesso non mi ricordo chi fosse della Teatina, tant'è vero che credo sia stata fischiata addirittura invasione, è stata veramente molto sfortunata, naturalmente quando mette un piede su un piede c'è il rischio della distorsione, si sa qualche cosa? No, perché c'è il piede gonfio, è così? No, in realtà ha fatto una lastra ieri, un'ecografia oggi, per fortuna non è nulla di rotto a livello osseo. Ah, questa è una bellissima notizia. Sì, qualcosa in legamento, però per come Francesca Saveriano, lei anche con un piede solo non si ferma. Quindi, ma voglio rassicurare la ragazza di Chieti che sono cose che assolutamente capitano a noi pallavoliste in allenamento, in partita, quindi non troviamo colpevoli, capita, quindi non fa niente. No, ma ci mancherebbe, nessuno l'ha pensato neanche per un istante. Per quanto riguarda la Teatina, Alessandra Di Paolo 8 punti con 2 muri vincenti, per un totale di 8 muri vincenti di squadra, quindi una percentuale decisamente più bassa, come bassa la percentuale d'attacco, mentre l'Altino 42, Chieti 29%, 4 ace e 8 battute errate. Ludovica Marchi 2 punti, Giulia Cogna 7 con 2 muri, l'esordio di Stefania Padura che ha messo anche un punto dentro, Natalia o Natalia, come la chiamate? Io me ne scordo sempre, la Malovic che... Natalia, sì. Natalia, è giusto? Corretto. Sì, giusto. 3 punti per la brava Malovic, di te abbiamo già detto, Federica Comotti 13 con 2 ace, 2 muri vincenti invece per Nicole Tellarori che di punti ne ha realizzati 10. Allora, cambiamo lato, era molto molto arrabbiato, per farci una bella rima, il tuo mister Nibbio, cara Teresa, hai sentito come stava? Ha detto
evito di dire parole pesanti. Ha ragione. Sì, era parecchio arrabbiato, ma aveva tutte le ragioni di questo mondo. E infatti ieri ne abbiamo parlato nello spogliatoio e abbiamo capito che comunque sia è un'esperienza, una bella batosta ci serviva e cerchiamo di guardare avanti e di imparare appunto da questa sconfitta abbastanza evidente appunto. La domanda più semplice di questo mondo è: qual è la vera squadra della Teatina? Quella del secondo set o quella degli altri tre set? O una via di mezzo? Io credo che... Cioè avete vinto nettamente il secondo set contro il fortissimo Altino, che è tra le candidate a vincere e a salire, toccando sì, ferro perché Papa è scaramantico, ma lo sono anch'io. Sì, noi puntiamo ad essere la squadra del secondo set, perché anche nelle varie amichevoli che abbiamo fatto precedentemente, ovviamente prima di tutto il casino del Covid, comunque abbiamo dimostrato di poter giocare a quel livello. Il nostro problema è un po' la continuità, ecco, che io spero che inizieremo ad acquisire soprattutto dopo le prime gare, insomma. Ad aprile ci servirà sicuramente una continuità bella importante, perché dovremo affrontare 7 partite nel giro di 20 giorni. Guarda, ritmo gara sicuramente lo acquisteremo. Posso dire quello che penso? Io vi ho viste anche giocare contro il Trevi. E vi vedrò anche sabato prossimo nel turno contro il Casal dei Pazzi, che è un'ottima squadra, lo sappiamo benissimo, tutte giovani, ma insomma col vivaio del Casal dei Pazzi non si scherza. Però secondo me la vostra squadra ha delle ottime potenzialità. Non devo insegnare io il mestiere a Giorgio, che è bravissimo, uno dei migliori allenatori in circolazione, ma lui sa benissimo che bisognerà lavorare tantissimo, molto di più di quello che è stato fatto finora per ragioni che conosciamo. Però voi potete tirare fuori sicuramente qualcosa di molto positivo. Dare la continuità è fondamentale, come hai detto giustamente tu, come avete fatto anche col Trevi, tutto sommato anche il set perso non l'avete giocato male, da quello che ricordo. Però è chiaro che se incontri poi non il Trevi ma l'Altino, tu sei discontinua, poi perdi così, con una serie di errori anche piuttosto ingenui e soprattutto, e chiudo e ti passo la parola, con quello che ha detto il tuo allenatore, cioè un po' di sorriso, cioè non ci si può scoraggiare a ogni palla persa, vi manca carattere. Ci manca carattere, continuità anche nel carattere, perché comunque il secondo set ci siamo divertite, qualche sorriso in più e le cose hanno iniziato anche a girare, quindi mettere un po' più di entusiasmo, non solo in un set, ma a lungo durante tutti i set della partita sicuramente aiuta. Infatti la presentazione che hai fatto all'inizio, quella che ci serve pazienza e tutto, secondo me descriveva anche un po' la partita a pieno, perché contro una squadra come Altino ci vuole tanta pazienza, gente esperta, anni di uno, noi comunque abbiamo una media a livello d'età, a parte me che la abbasso decisamente, l'abbiamo molto bassa e quindi dobbiamo anche essere, magari imparare ad essere più ciniche, perché comunque nel momento in cui Altino ha perso il palleggiatore, il primo palleggiatore, Saveriano, qualcosina in più potevamo farla, secondo me almeno un punticino potevamo rubarlo, per carità, bravissime tutte e 12-13 le giocatrici di Altino, perché hanno dimostrato davvero di essere una squadra, davvero, però noi qualcosina in più potevamo farlo. Vi stavate arrampicando nel quarto set, vi eravate riavvicinate e poi però si è spenta, come si dice in questi casi, sì, di nuovo la famosa luce. Ed è un peccato. Però io ribadisco le vostre potenzialità, che non sono quelle dell'Altino, che è squadra marpiona, esperta, che sicuramente punta in alto perché lo merita e ha tutte le, diciamo così, gli elementi giusti, soprattutto quando speriamo potrà recuperare anche Sissi, la Costantini, la capitana di cui indossava la maglia la cugina Monica Lestini. A proposito, novità di Sissi, c'è qualche cosa che ci puoi dire? Settimana prossima avrà la visita di controllo e toglierà le stampelle, quindi ci avviamo verso la guarigione. Sì.
Beh, meno male che c'è tutto quel tempo per recuperare, anche se avete due gare ancora da fare. Se ricordo bene, col Cisterna in casa è proprio il derby contro Chieti a Nocciano, naturalmente, perché gioca a Nocciano e Chieti. Quindi questi due recuperi. Siamo giovedì prossimo contro Cisterna e poi contro Chieti. Il primo e il 10, mi sembra di ricordare. Di aprile, mentre per Chieti è impossibile ricordare perché si gioca tutti i minuti, ogni due tre giorni. Esatto. Per quanto riguarda te, Alessia, allora è un gruppo in prevalenza affiatato perché già vi conoscevate con qualche inserimento. Torniamo un attimo su questa Celeste Diego, che tra l'altro è giovanissima, credo che abbia 20-21 anni, una cosa del genere. Fa il quinto superiore. Com'è? Il quinto superiore fa. Quindi è più piccolo di me. Allora, beata lei. Comunque, ha fatto un figurone Celeste, a parte sì, i tre punti, insomma, che ci possono anche stare con una palleggiatrice, ma anche molta fantasia, qualità e anche un ottimo collegamento con le centrali. Sì, guarda, faccio i miei complimenti a Celeste, ma dall'anno scorso, perché lei fa parte della squadra. Peraltro, no? Di Marcela Corzo, che salutiamo. Sì, facciamo figlia tanti di Marcella. Auguri per altre ragioni. Sì, Celeste devo dire che risponde veramente sempre presente ogni volta che viene chiamata in causa. Poi è una ragazza che non ha paura di nulla. Entra in campo sempre convinta di ciò che sa fare. Guarda che primo piano che ti ha fatto Roberto, visto? Che primi Cosa? Piani che vi ha fatto entrambe. Stavate vedendo dei primi piani, eh? Ecco qua Teresa. Ah, okay, grazie, non l'ho visto, li rivedrò. Bene, vai, scusami, era stato interrotto. Niente, ecco, quindi Celeste diciamo che non delude mai, è giovane, può migliorare veramente ancora tantissimo e ha già del talento di suo. Con Daniele Litterio prima, che saluto, e Luca adesso sicuramente andrà avanti e crescerà molto. E poi vederla in campo ogni volta a me fa uscire il sorriso, perché davvero è senza paura. Lei non la vedi mai con il sorriso, Celeste, perché è così, una ragazza sempre molto impassibile, però ha una grinta da vendere. Una squadra al completo, quando riavrà appunto i due elementi che adesso sono infortunati, questa squadra è veramente molto molto attrezzata, molto forte, e può aspirare nella seconda fase, quando si giocheranno partite solo di andata, credo, da come ho capito, può aspirare davvero in alto. Sei d'accordo con me, Alessia? Io sono come Agnello, sono un po' scaramantica, nel senso, no, sono... Scaramanzia è una cosa, l'oggettività è un'altra, perché... Sì, con l'innesto di Monica, certo, con l'innesto che di Monica ci dà una grandissima mano, assolutamente sì, con Costantini al 100%, Saveriano, assolutamente sì, cioè noi puntiamo alla seconda fase, cioè adesso per noi è una preparazione, un recupero delle persone infortunate, cercando di accumulare più punti possibili, perché ad oggi ancora non sappiamo bene come verrà disputata la seconda fase, però sì, oggettivamente puntiamo a fare il nostro meglio e andare sempre più avanti. Sì. Bene, mentre viene inquadrata Teresa, c'è una battuta vostra, ti faccio una domanda un po' imbarazzante. Hai citato prima Daniele, che saluto naturalmente anch'io, anche per tutto quello che fa per la pallavolo abruzzese, ma non da 5 minuti, da una vita davvero. Le prime differenze, se così si possono chiamare, che hai notato tra Daniele e Luca D'Amico, cui facciamo naturalmente il benvenuto? Allora, è imbarazzante, sì, lo so, però... Anche Luca D'Amico saluto. Per la sfortuna di Daniele, con l'arrivo di Luca, sì, io sto molto zitta. Ah, questa perché... è una novità, allora è clamorosa. No, scherzo. Diciamo che Luca sta cercando di rimettere un po' di ordine che si era creato ultimamente. È stato, diciamo, un cambio abbastanza
netto, ma soprattutto per le giovani, perché magari non erano abituate, non so, ad un determinato stile di mentalità, ma non perché prima ci fosse stato Daniele, ma perché proprio si tratta di esperienza. E con Luca, che è molto più, diciamo, attento a tante cose, la nostra mente è molto più impegnata, e diciamo che ogni allenatore ha le sue caratteristiche. Mi sento solo di dire che noi, sia prima che adesso, lavoravamo, continuiamo a lavorare e cerchiamo di fare il nostro meglio. Ripeto, ringrazio Daniele e adesso con Luca cercheremo di dare più soddisfazioni possibili, sia a lui sia a Daniello, ma togliercele noi stesse. Allora, l'ultima domanda la facciamo omologamente come argomento alla nostra Teresa Ferrara. Cosa pensa di Nibbio? Perché Alessia, ti risparmio una considerazione sul secondo set perso. Interpreto io, forse avete sottovalutato Chieti in quel momento, faccio tutto da solo. Però adesso sentiamo Teresa Ferrara con Nibbio, che insomma è un rapace come nome vuole. E dovete stare molto attente perché dà l'anima anche lui in mezzo al campo e si vede, è molto preparato e naturalmente dovete ascoltarlo e applicare quello che vi dice. Come ti trovi? Troppo severo? No. No, è giusto, lui è molto bravo nello studio gara e nella preparazione della partita durante la settimana. Essendo anche un ex giocatore, poi riesce anche a lavorare su quell'aspetto psicologico, che non è comunque da sottovalutare, insomma, sia durante la settimana che durante la partita. A me piace ed è stato anche uno dei motivi per cui sei venuta a Chieti. Sono voluta venire fortemente a Chieti, quindi sono un po' di parte su questo. Bene, grazie a entrambe. Se volete rimanere qualche minuto, perché così ci seguiamo la B2, vediamo il quadro dei risultati della nona giornata per quanto concerne questo turno. C'è stato un altro derby, Gada Pescara 3 ha battuto, una partita bellissima, gli impianti Futura Teramo 3-2, 27-29, 25-17, 25-22, 23-25, 25-18, Pagliare del Tronto, Porto Sant'Elpidio 1-3, Fermo Arabona, ha faticato l'Arabona 2-3, 25-11, 25-22, 25-27, 19-25, 13-15, la classifica vede al comando il Porto Sant'Elpidio con 24 punti, Arabona 22, impianti Futura Teramo 14, Pagliare del Tronto 9, Gada Pescara 3 7 punti, Fermo 5 punti. E adesso, prima però di seguire il servizio realizzato per il derby, qualche nota, qualche immagine dell'Arabona dalla regia. È una giornata decisamente storta, pochissime immagini di questo successo faticoso e faticato in quel di Fermo. Probabilmente anche qua c'è stata una sorta di sottovalutazione dell'avversario, che era ultimo in classifica. Una giornata storta, ci può stare, rimediata comunque con una dignitosa rimonta per una partita con 10 muri vincenti della squadra di Manoppello e 9 ace, 12 22 punti. Queste sono le immagini del match, ringrazio Dario Blasioli ancora una volta. 12 22, dicevo, la Scudieri 3 punti, Coletta 15, Romano 14, Merlini 10 punti e Di Giuseppe 2 punti. Bene, adesso andiamo a vedere che cosa è successo nel derby. Ringrazio Carlo e Fabio Di Blasio per la parte tecnica. Andiamo al successo del Gada Pescara 3 sul Teramo. Un derby bellissimo, quello vinto dal Gada Pescara 3 contro l'Impianti Futura Teramo. Complimenti a tutte le ragazze, veramente splendide. Primo set tiratissimo, veramente molto molto bello, vibrante fino all'ultimo istante. Bruno Mazzuccato, complimenti alle ragazze, grazie, ma grazie anche a voi allenatori, che avete tirato fuori due gran belle squadre. È stata una bella partita, combattuta, come hai detto, durata 2 ore e 30 minuti, 2 ore e 35, non ho visto bene, però è stata lunghissima. È durato tutti, un mese e mezzo. Tutti i set tirati, tutti i punti tirati. E nonostante loro comunque in attacco offrano una bella artiglieria, ma noi non siamo stati da meno. E complimenti alle ragazze perché sono state bravissime.
Io dico che la difesa ha funzionato ottimamente, anche perché recuperare palloni dei vari, come hai detto tu, delle varie artiglierie teramane non era facile. In primis citiamo Monica Lestini, ma insomma io credo che anche la Imprescia, la stessa Patriarca eccetera sono dei martelli fortissimi. Era difficile che cascasse per terra. Sono dei martelli di primissimo ordine per questa categoria. Vabbè, già come ho accennato, Monica sicuramente è fuori categoria, Monica Lestini, ma anche Francesca Imprescia. Però sulla difesa noi diciamo che stiamo cercando di farlo diventare il nostro pezzo forte, perché giustamente dobbiamo cercare di fare bene in difesa per poter proporre poi un gioco un po' più brillante davanti. Quindi ricezione e difesa ci punto molto durante la settimana, ragazzi lo sanno, ma siamo anche mentalmente predisposte molto a sacrificio, perché sono ragazze che non mollano mai, e quindi è un fondamentale che ci sta dando grosse soddisfazioni. Francesca Imprescia, la capitana invece dell'allenatrice Iana Kuzikova, che non se l'è sentita, ma in effetti perdere così dispiace. Però avete giocato tutte, comprese naturalmente le avversarie, una splendida partita, Francesca. La difesa forse ha fatto la differenza, loro hanno veramente preso tutto quello che potevano prendere. Sì, sono pienamente d'accordo, è stata una partita veramente bella, quindi complimenti anche alle avversarie, perché abbiamo dato veramente un bello spettacolo, secondo me. Vero, a malincuore lo dico, perché giustamente tutti vogliamo vincere, quindi adesso sto in una... Però come hai detto bene tu, sono stati quei palloni che hanno fatto la differenza, soprattutto in difesa. Loro hanno raccolto tutto e noi magari a volte abbiamo faticato un po'. Era difficile mettere la palla a terra, come si dice? Sì, diciamo che quando l'avversario comunque comincia a difenderti anche coi palloni magari che tu comunque tiri a tutta, allora giustamente nella mente del giocatore un po' qualcosa succede. Però tra virgolette contenta, perché abbiamo cercato sempre di reagire, e adesso dobbiamo aggiustare delle cose e lavoreremo in settimana per farlo. È una squadra, come ripeto sempre, molto giovane, quindi l'esperienza si fa in campo. Dobbiamo giocare, più giochiamo più sicuramente avremo da dire in questo campionato, e loro che sono giovani anche nei prossimi. Angeloni, un punto per Pescara, Ronzitti 22 con 63% di ricezione positiva e 47% in attacco. La capitana Ronzitti, Beltrani un punto per la Donatelli con un ace, Dell'Orso 6 punti con 2 ace, 50% offensivo, 71% in attacco per la Montanaro, 13 punti per lei con 12 su 14 attacchi vincenti, nessun punto per la Di Francesco, Cocco 15 o 13 perché sono due scout diversi, Perna 16, Caravaggio 82% di ricezione positiva, 14 battute errate dalle pescaresi, 5 ace e 4 o 6 muri punto per loro. Per il Teramo, Peroni Chiara 2 punti, la Imprescia 13 punti con 84% di ricezione positiva e 2 muri, Patriarca 11 punti, brava Aurora, figlia d'arte ma di calcio a 5, un muro vincente, saluto Mario Patriarca e chiudo la parentesi. Cecilia Di Marco è entrata bene in partita, 5 punti per lei, un muro vincente, Mazzagatti 10 punti, 2 muri vincenti, Di Carlo Marta 2 punti e Monica Lestini, che era al Teramo, 25 punti con 2 muri vincenti, per un totale di 8 muri vincenti di squadra, 4 ace e battute errate 9. Prossimo turno possiamo partire direttamente dalla B, dico la regia, perché abbiamo detto che la Seco riprenderà l'11 di aprile contro il Siena, l'Abba Pineto domenica prossima, abbiamo già detto, contro il Grottazzolina alle ore 18 al Pala Santa Maria. In B maschile l'Alba affronterà il Potentino alle 19:30 di sabato 27 marzo, sempre sabato il Paglieta giocherà sul campo del Lucera alle 18:30, vedete in grafica. In B1 femminile sabato 27 marzo la Connetti.it Chieti ospiterà il Casal dei Pazzi alle 17 sul campo di Nocciano, l'Altino Tenaglia giocherà sul campo del Santeria, gara difficile, gara al vertice, sempre sabato 27 marzo alle ore 18, forza Alessia e vi raccomando a voi due, anche a Teresa. E B2 femminile infine, per quanto riguarda sabato 27 marzo, Gada Pescara 3 alle ore 17, attesa dallo scontro addirittura con la capolista Porto Sant'Elpidio, la Rabona ospiterà il Pagliare del Tronto alle 18 a Manopello Scalo, al Palastaccioli. Domenica 28 marzo, infine, Impianti Futura Teramo ospiterà il Fermo alle 17:30 al Pala San Gabriele. Vediamo il quadro dei risultati della C maschile, quinta giornata, non si è giocata, giocherà l'11 aprile la gara tra Leone Avezzano e Campobasso. Torrione L'Aquila Teramo 3-0, 3-0 anche tra Teate e Sé Cortona, di questa
gara avremo il servizio fra qualche istante. Non si è giocata Cetias Montesilvano Termoli, Campobasso conduce con 12 punti, Cetias Montesilvano e Teate 6 punti, Torrione L'Aquila e Sei Cortona 3 punti, Termoli, Avezzano e Teramo 0 punti. Per quanto riguarda la C femminile, girone A, quinta giornata, il Cus Aquila ha battuto il Montorio per 3-0, 3-0 anche tra Pratola e Giulianova, e Cetias Montesilvano e Nereto ha riposato Torricella sicura. Per quanto riguarda la classifica, il Cetias Montesilvano a 12 punti, Giulianova, Nereto e Pratola a 6 punti, e quota 3 Cus Aquila, 2 Torricella sicura, un punto per il Montorio. Chiudiamo con la C femminile, girone B, sempre quinta giornata, Connetti.it Chieti d'Annunziana 0-3. Non si sono giocate Campobasso Cepagatti, si giocherà l'8 maggio, e Penne Loco Volley, ha riposato Junior Ortona. La classifica: Cepagatti 7 punti, Loco Volley 6, Penne 4, D'Annunziana 3 punti, 2 punti a testa, Junior Ortona e Campobasso 0 punti per il Connetti Chieti. E adesso vediamoci l'ultimo servizio e chiudiamo. 3-0 tra la Teate per la C maschile contro il Sei Cortona. Ringrazio Carlo e Fabio Di Blasio per la parte tecnica, ma soprattutto un cronista di eccezione, anche telecronista, un ex giocatore bravissimo, Peppe Petrolongo, che saluto con molto affetto e stima. Via. Allora, eccoci qua, la partita è appena terminata con la vittoria della Teate Volley per 3-0. Iniziamo con il tecnico dell'Impavido, Ortona. Gli Urisci, una squadra molto molto giovane, complimenti a voi, ed è una squadra che alterna delle belle giocate a degli errori dettati dalla giovane età. C'è molto da lavorare. Sì, c'è moltissimo da fare, da lavorare in palestra, ma non solo a livello tecnico, perché lì stiamo lavorando bene, anche a livello psicologico, perché i ragazzi, come hai detto tu, alternano prestazioni davvero buone, come quella fatta con Montesilvano in casa, con insomma, una squadra molto più esperta, dove hanno dato il massimo. Ecco, a prove come quella di oggi, dove non ha funzionato praticamente niente dal servizio, l'attacco un po' in generale, ecco, dall'inizio siamo stati un po' contratti e abbiamo fatto qualche errore di troppo, dettata un po' dalla giovane età, ma soprattutto, ecco, dal discorso che fin dall'inizio non ha funzionato né alla fase break né cambio palla. Mister Olivieri, allora, una partita vinta, buona prestazione, c'è qualcosa da migliorare? C'è parecchio da migliorare, ovviamente. Questa era la terza partita, le prime due l'avevamo fatte molto male, veniamo da un anno di inattività, da tutti i problemi legati al Covid, e tutta una serie di circostanze che anche io ho un gruppo giovane, un gruppo di ragazzi giovani, e quindi supera questa cosa. Oggi forse è la prima partita dove siamo stati un attimino più concentrati, ovviamente c'è tanto da lavorare, tanto da allenarsi e tanto da soprattutto giocare, perché ricordiamo che questi ragazzi, soprattutto in età giovanile, sono stati un anno senza giocare, e naturalmente dopo un anno che stai senza giocare ne risentono tutti. Bene, proprio tutto, io ringrazio ancora Teresa Ferrara e Alessia Mastrilli che ci hanno aspettato fino in fondo, salutiamoci con un ciao così con le manine come hanno fatto l'altra settimana le due capitane Ronzitti e Scudieri, e ringrazio Karim e Maurizio Dagui per la parte tecnica. Appuntamento a mercoledì prossimo 31 marzo per la settima puntata, grazie e buonanotte. Questo programma è stato offerto da Abba Luxury Estate.